no? Siamo noi. E l'associazione culturale del Pime è aperta a tutti i giovani, e auguro a tutte, giovani qui presenti, che volessero appunto cimentarsi con musica, ballo, canto, coreografie di musical. E la Mandrovia nasce da un gruppo bellissimo, che sono un po' di pazzo, non mi fa niente, di ragazzi che dopo aver concluso alcuni cammini con il Pime, aver fatto la maggior parte di loro un'esperienza di missione con il Pime, hanno sentito un po' il desiderio, l'esigenza di trovare uno spazio in cui mettere a disposizione, ridare, restituire quello che loro hanno ricevuto. E lo facciamo, lo fanno tutti loro con uno strumento molto diverso, in particolare appunto quello della recitazione, del ballo, del canto. E Marta, la Mandrovia. Il simbolo che abbiamo scelto è proprio la Mandrovia, che è una pianta che cresce e si sviluppa in un terreno un po' particolare, che è l'incrocio tra acqua salata e acqua dolce, per cui l'idea è che ci piacerebbe stare proprio in quella posizione di confine e tenere insieme le differenze. Per cui ricordiamo che a settembre quanti tra di voi che volessero aggiungersi alla Mandrovia sono i benvenuti. Prego, con noi. Assolutamente. Invitiamo a raggiungersi. È una cosa che a noi sta molto a cuore, appunto lo diciamo, perché è importantissima. Ricordiamo che le attività della Mandrovia sostengono i progetti del Pime nelle missioni nel mondo, per cui ci si diverte, però si fa allo stesso tempo del bene. E come direbbe qualcuno, what else? Proseguiamo. Il prossimo coro è la coro comunità pastorale Beati con Carlo Gnocchi di Pestano con Bornago, che si definiscono i diversamente giovani. Però che Pestano e Bornago insieme è un po' come vedere i Montecchi Capuleti, non so se avete presente. E quindi sono qui insieme con questo unico progetto a presentare quale canzone, Sabina? Bless the Lord di Tor Us. Un applauso! Il coro della comunità pastorale Beato Don Carlo Gnocchi di Pessano con Bornago è composto da circa 30 coristi e accompagnato da una band di 5 musicisti. È nato nel settembre 2014 dalla voglia di cantare insieme e di portare il Vangelo agli altri con il linguaggio della musica. Ha realizzato finora 2 concerti, entrambi con finalità benefiche. Il repertorio comprende principalmente brani del Gen Rosso, del gruppo Shekinah e dell'Oslo Gospel Choir. L'obiettivo principale di questo coro è dimostrare che l'unità è possibile nonostante tutte le barriere e portare la gioia del Vangelo con brani gioiosi e coinvolgenti. Proprio in linea con questo obiettivo abbiamo pensato a un progetto che fosse legato alla gioia. E perché allora non pensare a rendere più gioiosa la vita dei bambini meno fortunati, consentendo loro di avere momenti di divertimento come tutti gli altri? Così, su indicazione del dottor Rotondi, direttore della Fondazione Don Gnocchi, è nata l'idea di partecipare alla realizzazione di un piccolo parco giochi per i bambini della loro scuola speciale. Un ambiente che non sia luogo di frustrazione perché accessibile solo ai normodotati, ma sappia far emergere le potenzialità e non le difficoltà di ciascuno. Un ambiente privo di barriere architettoniche, con giochi utilizzabili da parte di tutti, bambini che possono correre, ma anche bambini che usano la carrozzina, ipovedenti e con disabilità motoria lieve, dotato di strutture gioco con rampe al posto delle scale, giostrine girevoli che possono essere utilizzate da tutti. Thank you.
Lord.